Arseni, il dottor Luca Arseni, che presenterà il movimento di rinascita civica. Grazie. Prego. Allora, prima di tutto, buonasera e scusate il ritardo. Benvenuti a tutti e grazie per essere qui. Allora, il movimento Rinascita Civica, che da tempo si sta facendo interprete di quanti sentono il bisogno, vogliono un cambiamento positivo per la città, nasce nel luglio del 2009, dopo un incontro pubblico che aveva per domanda una domanda semplice: è possibile la rinascita civica di Grottaglie? Fino a poco tempo fa questo movimento rappresentava una minoranza etica, non schierata partiticamente, che ha fatto in vari ambiti una politica attiva sul territorio in difesa del bene comune. Oggi invece rinascita civica, mantenendo la stessa connotazione, comprende un gruppo più ampio di cittadini grottagliesi che vogliono dare una risposta positiva a quella domanda che si è fatta nel luglio del 2009. E per questo presenta la candidatura della professoressa Etta Ragusa a sindaco della città, partecipando alle elezioni comunali che si terranno con proprie liste. Mi soffermo soltanto due secondi per poi passare la parola sul simbolo di rinascita civica. Come potete vedere, si tratta di una freccia rossa diversa verso l'alto, che si va a infrangere nel grigiore di una politica che ormai, almeno io ritengo, che non ci segue più, una politica ormai stagnante. Pertanto credo che sia il momento di fare qualcosa e credo che lo dobbiamo fare tutti insieme. Mi fermo qui e passo la parola al nostro candidato sindaco, la professoressa Etta Ragusa. In assoluto la prima volta, non l'ho mai fatto qui, questa performance di stasera. Ci mettiamo l'impegno e allora con calma procediamo verso un discorso che praticamente è l'espressione di rinascita civica. Questo vuole essere, mi dispiace non poter essere, se qualcuno non mi vede cerco di stare in piedi. Mi vedete tutti? Nel corso di questi due anni, a varie riprese, sono stata sollecitata finché tre settimane fa ho accettato. Queste persone che hanno sollecitato la mia candidatura, hanno sollecitato veramente il mio consenso alla candidatura, che praticamente per loro, cioè che già per loro da tempo avevano individuato in me. Stasera quello stesso impegno viene portato in questa sala per continuare un cammino insieme, non solo io e il gruppo, io e voi, cioè voi che avete accolto questo invito, e tutti quelli che, pur non essendo qui presenti, credono che il cambiamento è possibile. Pertanto questa sera non si presenta solo la mia candidatura, perché da questa sera si comincia un nuovo itinerario di democrazia partecipata. Infatti io non intendo il mandato come un arroccamento nelle sale dell'amministrazione e chiedo a chi crede in me e nei valori che abbiamo testimoniato insieme in questi anni, in tanti ambiti, per tante iniziative, di sostenermi. Ci
cittadini impegnati, cittadini attenti, giovani. Anche i giovani devono collaborare. È vero che i miei capelli bianchi poco invogliano, cioè insieme non possiamo andare, che vi devo dire io, a qualche spettacolo rock, a meno che non mi mettiate lontano dalle casse che rimbombano, però insieme si può fare tanto, tante altre forme d'arte, si possono fare insieme delle belle discussioni, si possono fare insieme letture, indicazioni di libri, se non lo devo dire io cosa si può fare con i giovani. Allora, come spiegherò subito, Rinascita Civica pensa a queste elezioni, proponendo me come candidata sindaco, a presentare liste di cittadini che non solo credono nella persona, ma credono nelle idee di cui questa persona è portatrice e che sono state scritte in breve in ciò che scorre, ma che spero non costituisca per voi un motivo di distrazione in quanto vi sono stati dati foglietti. Il discorso che faccio stasera è un discorso diverso, un discorso programmatico, propositivo e nello stesso tempo anche un discorso che vuole coinvolgere quanto più possibile in questo cammino. Il cammino comincia già a stringere delle date, perché il 15 marzo devono essere pronte le liste da consegnare. Il programma che propongo ha come base la disponibilità verso la città e verso i suoi problemi. Una disponibilità che deve essere offerta dalla maggioranza che andrà a governare e spero che sia una maggioranza espressa dalla lista civica, Rinascita Civica. Che deve sapere comunicare, che deve sapere coinvolgere nelle scelte prima che queste vengano fatte, soprattutto se sono scelte che riguardano il nostro destino e il nostro territorio. Ma è anche una disponibilità che i cittadini, e dico anche l'opposizione, deve offrire alla maggioranza che va a governare. Sicura di essere ascoltata attentamente, sicura di poter sempre insieme fare qualcosa di bello e di buono per la città. Cittadini, politici e tutte le forme di vita associata di questa città troveranno sempre nella amministrazione, qualora questa lista di Rinascita Civica, come mi auguro, vada a cambiare dalla sala comunale, vada a proporre il cambiamento dalla sala comunale, lo troveranno sempre disponibile. Quindi ho parlato di trasparenza, ho parlato di partecipazione, ho parlato di metodo della partecipazione attraverso l'ascolto attento e attraverso il dialogo e la proposta offerta dai cittadini. Ora parliamo, già ho parlato di programma, parliamo di linee programmatiche, ma mi serve per la deformazione professionale mia che io debba dare quali le direttive, le coordinate del mio discorso, perché parlare dei diversi problemi della città arriverò fra poco, c'è tutto l'elenco. Io voglio dare le coordinate, in base a quale coordinate io parlerò di questi problemi per arrivare dove. Allora, sarebbe folle non partire dai problemi concreti. Sono tanti, altri ne potranno sorgere, per molti di questi ci vuole tempo per la risoluzione. E non dobbiamo escludere ancora progetti nuovi che possono essere posti, che possono essere proposti, che possono scaturire da necessità della città in evoluzione, non di una città stagnante, di una città in evoluzione. E voglio porre a base del programma che sorregge queste idee che vi sto esprimendo e queste linee programmatiche e ciò che le sottende, uno che per me è un grande valore che un'amministrazione deve esprimere, ed è il valore della lungimiranza. Non si può andare a governare per tappare i buchi, non si può andare a governare per eseguire progetti che si esauriscono nel corso di un mandato, di cui si è sicuri di poter raccogliere i frutti,
di cui alcune volte si pretende addirittura di raccogliere i frutti prima che i progetti siano completamente compiuti. Dove stagnazione e degrado durano da molto tempo ci vuole per riuscire a trasformare la stagnazione in movimento operativo e propositivo e il degrado per essere a trasformare il degrado in recupero. Allora, in questo percorso, lungimiranza, coraggio, il coraggio della responsabilità che deve coinvolgere ciascuno di noi e la perseveranza saranno alla base di quanto insieme io spero di poter realizzare insieme a voi. Concretamente, consigli comunali. Va bene, i consigli comunali finiscono col essere un luogo spesso odiato dagli stessi che lo dovrebbero frequentare assiduamente, per cui gli orari vengono posticipati, si arriva tardi. Ma qui io non voglio fare un elenco di cose che non vanno, io sono qua per proporre le linee del cambiamento. Allora, nella situazione in cui ci troviamo già lo sappiamo. A livello di comuni, come il comune si pone? Si dovrà porre nella più grande trasparenza, i consigli comunali dovranno essere periodici per una rendicontazione che non deve essere sporadica. Se si sa che si fanno 4 consigli comunali all'anno, se sono trimestrali, 3 se sono quadrimestrali, da dove il comune rende conto dei lavori in corso, ciò che è stato fatto, ciò che si fa, le emergenze se ce ne sono. Non solo, con questi sistemi, se può andare sul web, se può essere vista da casa un incontro pubblico come quello che stiamo facendo, perché non potrà essere visto da casa un consiglio comunale? Potrà essere visto da coloro che non si possono muovere, da coloro che danno un'occhiata magari giusto per curiosità, ma in ogni caso si darà una prova di grande chiarezza e di grande trasparenza. Ancora. Bisogna che questa città inizi a praticare i referendum che sono contemplati nel Consiglio, nello statuto del Consiglio. Referendum consultivi per delle scelte importanti, e voi sapete che ce ne sono e ce ne saranno tante di importanti, man mano che la tecnologia avanza. Non solo. Ma i referendum dei consigli comunali sono già di fatto anche propositivi. Qui c'è il coinvolgimento della gente che può proporre e ciò che viene proposto può essere oggetto di referendum. E veniamo ora alle priorità. Non voglio andare troppo in fretta, non voglio andare nemmeno lentamente troppo perché è giusto che chi è venuto possa chiedere spiegazioni. Allora, sì, potremmo. Allora, le priorità. In assoluto, la priorità delle priorità è salute e ambiente. Siamo, perché lo ha dichiarato l'Organizzazione Sanitaria Mondiale, nel territorio di Taranto, zona ad alto rischio ambientale. Taranto, per ciò che arriva fin qua, dalla presenza dell'Ilva, per il polo delle discariche tra Grottaglie e Fragagnano e l'Italcave di Statte, per la piattaforma che vogliono realizzare, c'è già il progetto presentato alla Regione, attenti, la presenteranno nella bacheca del Comune, secondo il titolo che Ricolevante ha dato, non secondo il titolo legale, che poi invece viene ripreso costantemente ogni volta che viene citata. Si vedrà, piattaforma per la selezione di rifiuti, in realtà è piattaforma per la selezione e l'inertizzazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Vergine e i Tantave ce l'hanno già, ma solo per i rifiuti che sono autorizzati a smaltire nella discarica, cioè rifiuti speciali, industriali non pericolosi. Per Grottaglie, già quasi destinata ad essere la pattumiera d'Italia, la richiesta è stata fatta piattaforma per rifiuti, di inertizzazione per rifiuti pericolosi. Priorità, abbiamo detto, salute e ambiente. E ora veniamo a quelli che sono gli argomenti concreti di un programma elettorale di una persona che viene indicata come capace di reggere e di risolvere e di affrontare i problemi di una città come Grottaglie. Naturalmente io faccio un elenco in sequenza, un elenco in successione e non un elenco in importanza, ben sapendo che molti di questi problemi devono essere risolti contemporaneamente e non in successione. Allora, innanzitutto valorizzazione e qualificazione dei prodotti agricoli attraverso una pianificazione e una programmazione che porti i nostri prodotti, che sono prevalentemente uva da tavola e uva da mosto, ad arrivare quanto più possibile direttamente sui mercati senza intermediazioni. Incremento delle strutture consortili che vada oltre l'accumulo del prodotto per la distribuzione. Tavolo di concertazione per programmare l'agricoltura e ciò che essa produce in base alle nuove esigenze di mercato. Tavolo di concertazione permanente. Non può essere fatto un tavolo solo per le emergenze e per le necessità. Valorizzazione dell'agro di Grottaglie e delle strutture in esso esistenti, se sono masserie, se sono casali. Grottaglie non è entrata ancora in sinergia con quanto è stato avviato nei paesi vicini, come per esempio il consorzio delle 100 masserie o altro. Questo naturalmente ci esclude da tutto un altro campo che è quello turistico, è quello della valorizzazione del territorio e anche limita addirittura quello che può essere lo sviluppo culturale. Vedete che già anticipo come ognuno di questi punti del programma si va ad intersecare con gli altri. Artigianato. Valorizzazione e tutela di ogni forma di artigianato, anche femminile. Ma la nostra identità è l'artigianato della ceramica. Che serve per questo? Qua ci sono rappresentanti di questo mondo che sicuramente ne sanno più di me. Io perciò ho parlato di linee programmatiche, ma io sarei felice se per l'agricoltura, se per il turismo, se per l'artigianato, se per l'industria si affacciassero in questo periodo in cui stiamo riformulando in modo più approfondito i programmi, persone coinvolte direttamente nel mondo dell'industria, dell'artigianato, del commercio e venissero a dirci quali sono i punti. Non c'è tempo. Ma è mancato per me, la mia decisione è stata proprio all'ultimo momento e quindi cerchiamo di recuperare al massimo. Valorizzazione e tutela dell'artigianato ceramico, per il quale serve un polo e un sistema di rilancio. Non basta mobilitarsi occasionalmente. E naturalmente se questo polo ceramico e se questo sistema di rilancio della ceramica esiste, la ricaduta sarà l'incentivazione del turismo. Non solo, ma per presentare uno dei luoghi che forse, non dico che è unico, ma almeno uno dei pochissimi in Italia,
che ha conservato integro ancora un intero quartiere, serve poter non solo preservare, perché uno potrebbe anche fare leggi per dire non muovi manco un chiodo, non serve a niente, lo congeli, e inverni, ma per potenziare, per promuovere, salvaguardare e adattare alle esigenze di oggi, senza stravolgere il quartiere delle ceramiche. L'industria. Il comune deve curare la qualità dei servizi che viene offerta all'industria, perché chi si occupa di industria non può arrivare alle due estremità. O è lui che detta legge e viene a dire io qua porto soldi e voi mi dovete dare e fare questo, questo e questo, oppure andare come un pezzente ad andare a chiedere se è possibile, se si riesce, se si fa, e magari porta dei progetti, a dei programmi per i quali basta semplicemente un pochino di buona volontà e l'umiltà dell'ascolto, perché almeno possano essere conosciuti. Serve per l'industria un tavolo operativo continuo che coinvolga le realtà locali, piccole e grandi industrie di ogni genere, c'è a Grottaglie, ma soprattutto che tenga conto che la presenza della Lenia deve essere una presenza che abbia delle ricadute positive per la città di Grottaglie, e senza un indotto e senza qualcosa che renda questa grande struttura utile per la città di Grottaglie resterà una cattedrale nel deserto. Se non ci saranno collegamenti con gli aeroporti di Puglia, se non si sarà fatto un progetto, tutto ciò che erano venuti a proporre, mi ricordo tanti anni fa ancora quando si parlava, centinaia di posti di lavoro, e esiste, deve, questi possono andare, naturalmente con un'occupazione estremamente qualificata che deve fare il comune, deve offrire le strutture perché i giovani si qualificano per quel tipo di industria. Questo è stato fatto. Allora, ancora nel campo delle, diciamo, strutture alberghiere, lasciamo stare in quale campo le poniamo, strutture alberghiere necessarie, cioè qua mancano completamente, ma le strutture alberghiere intanto esistono in quanto offrono una recettività per qualcuno che si sposta, per qualcuno che la usa, per occasioni che vengono offerte perché la gente si sposti e vada da qualche parte. Valorizzazione del centro storico in vista di uno sviluppo turistico. E io che abito nel centro storico devo dire sviluppo turistico sostenibile. Non si può dire locali aperti, facciamo mercato e non si capisce. Non è possibile, perché intanto il centro storico non è mummificato in vivo, in quanto c'è gente che vi abita anche d'inverno, che vi abita sempre, che magari va a lavorare poi, fa una vita normale. Turismo, anche quello è un'industria, ma il turismo, un tipo di turismo che il comune si deve preoccupare di inserire in itinerari nazionali. Se siamo inseriti in itinerari nazionali, non itinerari locali, addirittura provinciali, del turismo mordi e fuggi, perché la gente viene qua per due ore, si fa il giro del quartiere delle ceramiche e poi se ne va. E se ne va perché se vuole dormire la notte dove deve andare a dormire? Non so se è chiaro. Che cosa c'è di altro che l'attira? Ma anche questo deve essere fatto in modo intelligente e soprattutto salvaguardando quelli che sono i rapporti umani, la gente che ci vive, la gente che ci deve lavorare. A questo proposito bisogna anche stare attenti, non sapevo dove collocarlo, l'ho collocato qua. A che uso si fa delle, anche quella industria. Noi siamo i terminali dell'industria potenzialmente del fotovoltaico, per non dire i terminali dell'industria della criminalità organizzata, correndo il rischio di poterlo essere, qualora non ci sia sufficiente vigilanza, non solo a salvaguardare il nostro territorio da impianti di fotovoltaico indiscriminati che praticamente vengono fatti sui terreni fertili, impossibile, no, e che non ci sia ricaduta sul territorio, e anche impianti che devono essere fatti con una programmazione
e con oculatezza estrema per non essere noi appetibili da ogni genere di traffici in questo settore. Ancora, urbanistica, linee sono queste, non è il programma dettagliato. Urbanistica. Chiunque può dire no alla cementificazione selvaggia. Se noi abbiamo un esubero di locali vuoti, se abbiamo affitti alle stelle e anche costi delle case estremamente cari, qualcosa c'è che non va. Perché se i vani disponibili sono in esubero, l'offerta è tanta. Dovrebbe poter soddisfare la domanda. Invece c'è domanda che non viene soddisfatta, vani vuoti e prezzi che continuano ad essere alle stelle. Ancora, io dovrò spiegare ciò che dico, perché ad alcune orecchie può sembrare nuovo il discorso, per altre invece il discorso è proprio un discorso al quale sono abituati. Se io dico non mercifichiamo l'agro attivo al centro storico, io sto dicendo che Grottaglie come albero bello ha una caratteristica peculiare, che è quello di avere le case della città confinanti con la campagna. A prescindere dal fatto che non sarebbe conveniente costruire, perché lì sotto c'è argilla, c'è acqua, lasciamo stare, anche qualora non ci fossero questi problemi, non possiamo svendere ciò che ci è di peculiare. Ma voi ve la ricordate 12 anni fa la campagna che fu fatta, la mobilitazione dei grottagliesi contro la deturpazione del quartiere delle ceramiche, con un progetto che ne avrebbe stravolto completamente tutta quanta la connotazione che noi abbiamo preservato per tanti anni? Bene, la stessa cosa sta per avvenire. Che cosa significa? Significa che se Rinascita Civica va al comune, questo sarà uno dei punti fondamentali, ma se non ci va, qualora non ci dovesse andare, la mobilitazione deve continuare lo stesso, perché è l'agro. Gli allarmi che vengono dati alla città non è per mettere in mostra mode ambientalistiche, nostalgie di memorie storiche. Qua ne va della nostra vita, ne va della vita dei nostri figli, perché quando noi avremo tolto ogni possibilità per poter vivere, a Grottaglie non resterà che sopravvivere per quelli che non se ne potranno andare. Ancora continuando, il piano regolatore è degli ultimi tempi, piano annullato, piano riammesso, gente che ha presentato i progetti, gente che poi li ha ripresentati di nuovo, cause in ballo. La programmazione, quando io prima ho parlato di lungimiranza, io ho parlato perché ogni amministratore con coscienza che va ad amministrare una città non si può fermare all'oggi, non si può fermare al mese, non si può fermare all'anno, non si può fermare al mandato. Deve guardare lontano, anche a progetti ottimi di cui è sicuro che non raccoglierà i frutti, e magari i frutti saranno raccolti dall'avversario politico, non ha importanza, perché se lavoriamo per il bene comune è importante seminare, raccoglierà chi segue poi dopo. Procedure ancora importante, questa è una cosa di cui poco si parla. Procedure, l'amministrazione di Rinascita Civica si propone di fare procedure per includere migliaia di cittadini grottagliesi che si identificano e sono di Grottaglie e vivono e svolgono attività a Grottaglie, ma che abitano e sono per l'anagrafe di Villa Castelli. Non è possibile, queste sono migliaia di persone che devono essere recuperate dal comune, non per campanilismo, ma per una questione di civiltà, di vita,
perché tutta la loro vita è riversata verso Grottaglie, Carraro delle Vacche. Ancora, un altro punto delle linee programmatiche, e qua vedo tanti professori, parlo della cultura, tutto è cultura, tutto ciò che ho detto fino a mo per me è cultura, pure l'economia è cultura, di cui spesso portiamo, siamo i terminali di conseguenze negative più che di conseguenze positive come avviene in altri paesi. Allora, valorizzazione di tutto il nostro patrimonio culturale, fatto anche di tradizioni, luoghi, usanze. C'è un patrimonio culturale che non si vede, c'è un patrimonio culturale che è morale, ma c'è un patrimonio culturale che è fatto anche di luoghi, che è fatto di tradizioni, che è fatto di usanze, che è fatto di memoria. Anche centri piccolissimi hanno il loro museo cittadino. Il loro museo cittadino, piccolissimo, tramanda la storia. Senza storia non ci può essere futuro se non abbiamo vivo il ricordo del passato, perché saremo sradicati. Museo della ceramica, su questo devo dire un piccolo particolare, qualcuno di me se vorrà intervenire poi potrà approfondire il discorso, perché ci sono gli esperti qua che lo possono approfondire. Il museo, il cosiddetto museo della ceramica di Grottaglie, deve diventare un museo vero, cioè deve essere registrato come tale, entrare nei circuiti dei musei, poter promuovere mostre, scambi di pezzi e rendere vivo tutto quanto un settore. Questo non è, perché quello di Grottaglie non è a tutti gli effetti un museo vero e proprio, cioè registrato che rientra nel circuito dei musei. Scuola. Io in breve dico solo per accenni e mi auguro tanto che venga qualche professore a prendere la parola. Allora, edilizia scolastica. Qualunque cosa voi state pensando bene. Però cercate modi, colleghiamo tutto, ce lo colleghiamo tutto. Ce lo colleghiamo tutto e qua vedo tante mamme giovani e io sono sicura che una mamma giovane con un bambino piccolo c'ha problemi. Una mamma con un bambino alle elementari, problemi scolastici ci sono, e così alle medie e così alle superiori. Il problema dell'edilizia scolastica a Grottaglie ad ogni livello è gravissimo. Ma non si può parlare sempre di singoli istituti, si deve parlare di un polo scolastico, o almeno di un polo liceale, quantomeno delle scuole superiori. Non si può dire io sono dello scientifico, io sono del classico, io sono del professionale. Un polo di scuole superiori non comporterà mai la concorrenza tra un istituto e l'altro, perché non è una questione di numeri, non è una questione di privilegi, non è una questione di casta. Chi crede che la scuola d'arte di Grottaglie, l'istituto d'arte, diventando liceo, è diventata una cosa straordinaria, ha perso proprio i parametri. Perché la parola liceo non è la parola liceo che qualifica una tradizione. L'istituto d'arte avrebbe potuto rimanere così com'era, l'hanno voluto rendere appetibile. Ma quella è una struttura che deve essere rivitalizzata. È una struttura che è peculiare e proprio sta nel DNA di Grottaglie. È nata per promuovere l'arte della ceramica, è nata per formare dei ceramisti. Quando si parla di scuole, quando si parla di formazione per l'industria, per il commercio, per il turismo, si deve parlare di un'amministrazione che faccia in modo che i suoi giovani siano formati per soddisfare il bisogno della città. Sempre per la cultura accenno solo, se no mi dilungherò troppo. Allora, la biblioteca. La biblioteca non è un contenitore, la biblioteca non è un deposito di libri, la biblioteca è un organismo vivo, è come il museo. Se la biblioteca è un organismo vivo, diventa un luogo di incontro,
diventa un luogo di scambio, diventa un luogo di dibattito, entra in un circuito di cultura che va oltre trott'anni. E questo è il risultato. Sono 20 anni che io sento parlare di questo, però io vi garantisco, come ha detto una persona che mi ha incontrato per strada, ha detto: mia mamma ci mette la signora e diventa sindaco, non ti scorda di noi. Ecco, ci mette la signora e divento sindaco. Io mi vado a sedere davanti a quella biblioteca, va bene, per gridare. A chi si deve gridare? Che cosa occorre? Occorre che si muova il comune? Occorre che si muova la provincia? Non teniamo fondi da nessuna parte e siamo poveri? Beh, selezioniamo gli sponsor. Non ho detto cerchiamo gli sponsor, perché se poco a poco qualcuno sta sentendo che parlo di biblioteca, immediatamente sta pronto un altro assegno che promuove la cultura grottaglia. Selezioniamo gli sponsor. L'hanno selezionati persino per il Colosseo. Va bene? Selezioniamo. Hanno posto dei paletti, va bene, che hanno dovuto accettare per poter sponsorizzare il Colosseo. Sì, sì, va bene. Allora, biblioteca, luoghi di cultura per associazioni culturali, quei pochi esistenti non sono argent de poche, non sono spiccioli da elargire agli amici e ai clienti. Quelli che ci sono, se devono essere usati per il bene comune, vanno messi a gara e va privilegiato chi sul posto si organizza in cooperative per sfruttare una struttura e per usarla adeguatamente per la città. Valorizzare l'esistente di questi luoghi e soprattutto promuoverne di nuovi. Ma cultura è anche tutto l'associazionismo sportivo e anche i luoghi in cui viene praticato lo sport. È la gestione di questi luoghi in cui viene praticato lo sport. Perché si vedono sui giornali, basta andare alle pagine sportive, squadre di sport sconosciuti che arrivano alle vette nazionali, alle vette regionali. Cioè non c'è bisogno di avere i grandissimi chissà che cosa, si tratta di offrire sempre delle possibilità. Se si offrono delle possibilità, si riuscirà a trovare anche i mezzi economici necessari per realizzare quelle che sono le richieste. Ma perché i grottagliesi non chiederò più niente? E che cosa devono chiedere? La risposta è sempre no, se c'è. Se non c'è, altrimenti non c'è nessuno. Il discorso che sto facendo ha un'utilità concreta. Ci deve essere gente che a noi viene segnalata e che si propone per entrare con me a formare quante più liste civiche non schierate partiticamente, come sta scritto là, per realizzare queste cose. È estremamente importante, perché le potenzialità ci sono. Basta vedere i grottagliesi fuori di Grottaglie a quali livelli arrivano. Che siano artisti, che siano imprenditori, che siano professionisti, che siano persone dell'arte, delle scienze, basta vederle. Qua possibilità, non lo so quante ce ne sono. E quindi stavo parlando di sport. Ci vuole una prospettiva anche per questo e un'organizzazione per strutture sportive adeguate alle necessità del posto e anche a un modo intelligente di gestirle. L'ultimo punto, come dicono gli inglesi, ma io non lo so bene l'inglese, ma non ultimo per importanza, le fasce deboli. Ognuno di noi nelle fasce deboli, ognuno di noi qui presente, ognuno come vi guardo, io so che ho avuto o deve di avere un problema per cui ricade, è una fascia debole, non soltanto a livello sanitario, una fascia debole ad ogni livello. Allora, anziani in casa, ognuno si augura di avere genitori vecchi, no? Ognuno si augura che questi genitori vecchi possano essere più a lungo possibile in buona salute.
La casa di riposo non basta. Non è con la casa di riposo che si possono risolvere i problemi degli anziani aggrottati. O di una casa di riposo gestita nel modo in cui viene gestita questa casa di riposo. È importante creare delle strutture perché gli anziani, finché è possibile, possano essere curati anche a domicilio. Ma curare gli anziani a domicilio, allora innanzitutto si precisa che curare gli anziani a domicilio è meno costoso che tenerli in una struttura, primo. Secondariamente è più umano. Terzo, dà lavoro. Dà lavoro. Per cui se si sa che c'è la possibilità, va bene, ci si può organizzare anche sul posto, perché la badante ti fa l'assistenza notte e giorno. Ma se c'è gente che ha bisogno occasionalmente o che ha bisogno per poche ore della giornata, può e deve ricorrere, come fa, come avviene nelle altre città di questa Italia, non di un'altra Italia, a strutture organizzate, ad associazioni che offrono questo servizio, associazioni che il comune conosce, che offrono questo servizio. Ospedale, la funzione dell'ospedale. Allora, mo che finisce la paura, no che ce lo chiudono, se non ce lo chiudono. Allora, che aspettiamo? Che cosa dobbiamo aspettare? Il grandissimo volo avanzato di Don Berzè per far chiudere le due a Taranto per aprire. Occorre organizzarsi, perché seppure è fallimentare, perché è fallimentare la politica sanitaria regionale, Grottaglie non ne subisca o ne limiti al massimo le conseguenze. E che deve fare? Deve essere presente a livello di amministrazione nelle decisioni sanitarie della regione. Non basta mobilitarsi davanti alla porta, bisogna entrare e pretendere di avere voce in capitolo laddove si decide. Ancora, disabilità o persone che hanno bisogno di aiuto e di sostegno. Anche qui, un comune che è attento, lo so che economicamente non può pensare a tutto, ma può promuovere delle forme di lavoro che aiutino, che vengono incontro per alleviare, perché il disagio resta e continuerà a restare. I giovani sono la risorsa, i giovani sono il domani di questa città. Le problematiche giovanili non possono essere affrontate offrendo soltanto dei luoghi di incontro, delle occasioni di concerto. Devono essere affrontate con una politica per le necessità dei giovani che sia fatta in continuità, permanentemente, che offra possibilità concrete, non perché siano gestiti i giovani, ma perché i giovani gestiscano i propri spazi, gestiscano i propri interessi. Bisogna semplicemente sorvegliare e vedere a che tutto questo cooperi al bene della città. Disoccupati e sottooccupati. Il comune non li può ignorare, non può dire vai al padronato, vai al sindacato, ci sta la cassa integrazione. Questa è tutta gente che ha bisogno di attenzione. Ha bisogno di attenzione non per avere l'elemosina, ha bisogno di attenzione perché sia recuperata in un progetto che li faccia sentire ancora uomini e donne e non relegate ai margini della società. E anche questo potrebbe essere un fattore economico che il comune può avviare, può proteggere, può tutelare. Ancora un'ombra di cui si parla poco, cioè ci sono fasce di cittadini grottagliesi come quelli che abitano alle Tre Carrare, come se a Carrara delle Marche, che sembra che siano ombra, che ci stanno e non ci stanno a Grottaglie. Allora, questi sono gli stranieri presenti a Grottaglie. Non sono solo i rifugiati politici, un'altra bellissima cosa che avevamo a Grottaglie. Grottaglie mostrava lo spessore del suo spirito di accoglienza con questo progetto fatto da giovani, il progetto Babele, che accoglieva i rifugiati. Anche questo per disattenzione, per mancanza di fiducia in chi proponeva di nuovo dei progetti, è fallito.
non ci sono più, sono ospitati momentaneamente in casa e quei giovani sono rimasti senza lavoro. Le badanti non ci sollevano solo dalla preoccupazione degli anziani. Le badanti hanno bisogno di essere accolte pure loro, sono accolte nelle loro case, ma ci devono essere nelle case che le ospitano. Ci deve essere un'attenzione a che questa gente possa vivere meno da straniera, va bene, meno da profuga, nei luoghi in cui va per sopperire ai nostri bisogni. E qui chi ha più pratica e più dimestichezza o ne conosce i bisogni è bene prendere un contatto con straniere, badanti che sono i grottagli e sentire di cosa hanno bisogno. Trasparenza, partecipazione e metodo della partecipazione sono stati il fondamento di queste linee programmatiche che vi ho illustrato insieme a quando ho parlato di coraggio della responsabilità e di lungimiranza. Allora, rinascita civica, parliamo due secondi. Allora, lì sopra ci sono le slide che scorrono, che dice nata, eccetera. Minoranza etica, non schierata partiticamente. Che significa minoranza etica? Perché eravamo pochi, mica potevamo dire maggioranza. Ovvio. Minoranza etica. Etica che significa? Che i problemi etici, i problemi che riguardano la vita di questa città, sono stati quelli che sotto diversi aspetti abbiamo cercato di affrontare, scoprendo che non potevamo arrivare a tutto, perché il lavoro del cittadino consapevole che denuncia, che protesta, che propone, pur se continuo sul territorio come sta e continuo quello non solo di Vigiliano per esempio, ma anche di quello del centro storico o dei ragazzi che si sono preoccupati per le barriere dei disabili o per altro o per il DAST che si occupa dei non basta, non si può affrontare tutto. Ora il gruppo è cresciuto, ma sempre etico rimane. E rimane sempre anche non schierato partiticamente, non per pregiudizi, ma perché dobbiamo lasciare il tempo a questa politica che è un pochino stanca di organizzarsi all'interno e di vedere cosa vuole fare da grande. Perché prima la gente che frequentava le sezioni in un certo modo veniva formata. Ora noi abbiamo questa pessima legge elettorale, vabbè, non la possiamo cambiare noi stiamo facendo un discorso locale, di amministrazione locale. Va bene, allora per quanto concerne Grottaglie, questo piccolo gruppo di persone che è diventato un poco più grande non ha fatto il passo più lungo della gamba, ve lo assicuro io, perché consapevolmente si è reso conto che il cattivo modo in cui veniva gestito il centro storico, la superficialità, la noncuranza e la protervia con cui ci hanno affibbiato questo virus, questo bubbone di discarica per rifiuti industriali di cui non avevamo proprio bisogno, è praticamente il metro, la costante con cui un'amministrazione da anni affronta i problemi di tutta quanta la città. Questo ha portato quella minoranza diventata gruppo a dire: presentiamoci con liste nostre, con liste civiche alle elezioni. Il partito ce le ha già i candidati, noi non li abbiamo. Che se dobbiamo formare due liste, se dobbiamo formare tre liste, abbiamo bisogno di avere la disponibilità di più persone che si riconoscono non in me
perché io non devo fare da capo popolo, io non l'ho mai fatto in vita mia, io ho sempre cercato dalla base di sollecitare, di svegliare l'attenzione, muovermi verso determinate cose a livello sociale, a livello ecologico, insomma per tante cose, questo io ho fatto. Quindi non c'è una vocazione di capo popolo, c'è da credere insieme in un progetto, prendere consapevolezza che questo progetto va portato avanti, sia che si vada ad amministrare la città e sia che non si vada ad amministrare la città, perché la vittoria di una lista di più liste non può esaurirsi al giorno dell'investitura e al comizio di ringraziamento, deve continuare per 5 anni di legislatura e la delega non può essere data in bianco. E nel caso in cui questo non dovesse verificarsi per i motivi più diversi, il consigliere, se è consigliere, i consiglieri se sono consiglieri, o il sindaco, come ci auguriamo che sia, e al primo turno e senza ballottaggio, non può essere lasciato. Per cui prima è stato annunciato da Lilli, non è una sezione di partito che sta aperta, quella della Casa per la Pace sta aperta dagli anni 80, ecco, la mia amica ne sa qualche cosa, che l'abbiamo inaugurata insieme in tempi verdi della nostra giovinezza. Allora, quello è un luogo giusto per raccogliere, per portare disponibilità, per segnalare persone che riteniamo adatte a portare con noi questo il carico, per cui è il carico c'è, però cerchiamo di portarlo insieme. Con questo ho finito e vi ringrazio.